interrotto prima. Sì, dunque, domanda molto molto difficile. Queste considerazioni che tu svolgevi effettivamente vengono fatte proprio da Carlo Sforza in quell'articolo per The American Hebrew, cioè lui dice c'è stato un cambiamento notevole, cioè in epoca liberale come era assolutamente normale pensare di avere degli esponenti politici anche di rilievo che avevano una confessione diversa da quella cattolica. Con il fascismo invece cambia tutto notevolmente. E quindi questa sua testimonianza mi è sembrata molto interessante evidenziarla, perché fa vedere come questo cambiamento fosse stato percepito e fosse molto, tra l'altro emerge anche da altri carteggi, ci sono persone che dicono fra di loro, mi dica lei quando potrà essere che un figlio di rabbino come è stato Ludovico Mortara assuma posizioni rilevanti nella vita politica italiana, e quindi che gli ebrei italiani, come riassunse in un rapporto all'esecutivo sionista nel 26 con Hans Kohn, vivono tutti in una grande angoscia. Lui dice proprio si alle leben in grosser Angst, che è un termine in tedesco molto, molto forte per dire appunto un grande disagio, è secondo me molto significativo. Tra l'altro appunto successivamente uno dei momenti chiave fu quello successivo all'attentato a Mussolini nel 26, dopo il quale ci furono le prime violente degli attacchi alla sinagoga di Padova, e questo fu una novità assoluta per l'Italia, unita. E, in una lettera al presidente del consorzio dell'ente ebraico del consorzio delle comunità ebraiche israelitiche, Giuseppe Pardo Roques, presidente della comunità ebraica pisana, disse dove andremo a finire, scrisse al suo referente diciamo gerarchicamente superiore, dove andremo a finire se Mussolini quod Deus avertat fosse stato ucciso, chi avrebbe salvato noi ebrei da terribili rappresaglie. Lui facevano riferimento a una campagna di stampa violentissima che ci fu dopo l'attentato a Mussolini, con un terribile articolo di Ermanno Amicucci, Complici, e altri articoli che vennero tutti conservati e spediti da varie parti d'Italia all'ente centrale a Roma, da persone che erano allarmatissime per questa violenta campagna di stampa che additava negli ebrei come oppositori del fascismo i complici degli attentatori. Questa preoccupazione quindi emerge da moltissimi documenti e trovò espressione anche nella stampa ebraica, per esempio nell'Israel. Ci furono appunto articoli con evocazione di pogrom, come questo articolo di Alberto Spaini del 27, Cattività di Israele sull'Ambrosiano, in cui ossessivamente nel corso dell'articolo si diceva è in preparazione in Europa un pogrom di dimensioni colossali, tra l'altro è una cosa molto sinistra a pensare poi a quello che effettivamente è successo. E quindi l'allarme effettivamente era molto, molto forte. Tra l'altro in conseguenza di questo articolo venne preparata una specie di protesta che poi non venne più inviata, ed effettivamente gli organi dirigenti dell'Unione volevano esprimere direttamente a Mussolini, questa cosa successe anche più tardi nel 1933, la propria preoccupazione. Io volevo citare anche un contributo, questi sono tutti documenti e testimonianze che noi abbiamo attraverso carteggi che quindi avevano una forma riservata. Le prese di posizioni pubbliche quali furono? Ecco, ci fu l'Israel che per quanto poté espresse questa protesta, per esempio ce n'è una molto interessante del 26, in cui fu proprio un appello al governo, cioè disse se non si vuole l'effetto si intervenga sulla causa, e l'Israele scrisse caveant consules, cioè se la stampa continua autorizzata o addirittura istigata a scrivere questi articoli velenosissimi nei confronti degli ebrei, additati come nemici del regime, qualche cosa poi alla fine succederà. Se non si vuole che succeda, come si dice nelle smentite pubbliche, si faccia qualcosa di concreto per interrompere queste campagne. Ci furono però appunto anche interventi pubblici, non solo, per esempio ci fu al momento del varo della riforma Gentile un discorso molto, molto bello e molto dignitoso del giurista Vittorio Polacco in Senato, ma un testo che
parere molto interessante e su cui io personalmente mi riprometto di tornare con un, diciamo, con uno studio specifico, è un testo che venne pubblicato nel 31 da... Signori, scusi, non è possibile che l'antisemitismo nasca dall'invidia? Ci arriviamo dopo alla fine, facciamolo parlare perché sennò se perde il filo poi perdiamo il filo anche noi. A mio parere una testimonianza pubblica, perché l'opera venne pubblicata di questi anni, quindi in un momento in cui diciamo, il regime era pienamente consolidato, è quella di Ugo Della Seta, le minoranze religiose nel nuovo codice penale. Normalmente si cita come testo molto importante per questa fase dei rapporti fra ebraismo e fascismo la legge che regolamentò i culti dopo il concordato e i culti ammessi, e tra questi il culto ebraico. In realtà, quando venne varato il nuovo codice penale, il codice di Rocco, c'era questo studioso, Ugo Della Seta, che è un personaggio su cui si è soffermato recentemente Bruno Di Porto, che era un repubblicano ed era già stato segnalato come oppositore del fascismo nel 26, fece una lucidissima analisi dei rischi contenuti nella nuova legislazione, con lo specifico riferimento al modo in cui venivano trattati, in modo differenziato e inconcepibile dal punto di vista giuridico, con cui venivano trattate le diverse religiose confessioni religiose per quanto riguardava il vilipendio e le offese alla religione. E appunto, siccome nel presentare la legge al re, il ministro aveva fatto riferimento a una unità etnica nazionale legata da vincoli di razza, testuale, Della Seta nel 31, ripeto, scrisse: in realtà, se lo Stato e la nazione unità etnica e vincolo di razza, sono al di fuori della nazione e quindi dello Stato, quelle popolazioni che appartengono a un altro gruppo etnico diverso da quello cui appartiene la maggioranza della nazione, questo, in una risposta non ambigua, desidererebbero sapere non pochi israeliti in Italia. Quindi a mio parere questa è una testimonianza molto significativa e pubblica, perché appunto l'opera venne data alle stampe, non semplicemente... qualcosa di riservato che avvenne dietro le quinte, per così dire, di un tentativo di far presente che gli ebrei si sentivano minacciati dal diverso trattamento che veniva previsto nei confronti della loro religione dai testi di legge, ben prima delle leggi del 38. Per quanto riguarda Jung, il caso di Jung è un caso molto complicato. Jung, tra l'altro, in vari documenti affermò, appunto, puntualizzò di non essere stato circonciso, e poi si convertì al cattolicesimo. Venne fatto ministro subito dopo le dichiarazioni rassicuranti rese da Mussolini a Ludwig nel 1932. È complicato, è una vicenda molto complicata quella sia della sua scelta che delle sue dimissioni, che non è possibile affrontare qui. In un certo senso si inquadra in questo contesto di azioni che volevano dare un'impressione esterna e utilizzare il più possibile anche risorse qualificate ebraiche ai fini della politica del regime, per assicurare all'esterno che non si stava procedendo in senso apertamente antisemita. E poi invece, diciamo, noi sappiamo che nel frattempo un'azione concreta antisemita era stata messa in atto, perché per esempio, ed è emerso anche dal carteggio pubblicato dagli Stati Signori, per esempio del carteggio tra Salvemini e Rosselli, che chiede appunto che le persone fossero escluse per il solo fatto di essere ebree dalle nomine all'Accademia d'Italia, come per esempio Gino Arias, era un fatto notorio, cioè super fascisti anche, ebrei non nominabili a quella che doveva essere la vetrina culturale e intellettuale del paese, l'Accademia d'Italia, proprio per motivi confessionali, che però, come vediamo nella presa d'atto della Seta, erano percepiti come esplicitamente razziali, non semplicemente religiosi. Elisa, signori, allora... Sì. Abbiamo una situazione complicata, un pochino l'ho detta breve io, ma poi voi in vario modo ci siete tornati sopra.